Il pittoresco borgo di Alì sorge alle pendici del colle Sant'Elena, a 450 metri sul livello del mare. La sua splendida posizione geografica gli ha fatto meritare l'appellativo di veranda pensile sullo Ionio, dalla quale è possibile ammirare lo stretto di Messina e spingere lo sguardo fino alle coste calabresi. Il comune dista circa 30 km dalla città di Messina. Ci troviamo ad Alì, piccolo centro collinare posto tra Messina e Taormina, proprio a metà strada, a 450 metri sul livello del mare, e gode di una vista eccezionale. Infatti noi ci piace definirla una finestra sullo Ionio, perché proprio da qua possiamo dominare la Riviera Ionica da Capo Sant'Alessio a Capo Alì, e non solo, riusciamo anche a vedere benissimo la sponda della Calabria. Secondo le fonti storiche più accreditate, Alì fu fondata nel 638 a.C. da alcuni colonizzatori provenienti dalla regione greca dell'Ellade. Secondo altri, invece, il paese avrebbe origini musulmane e il suo nome sarebbe legato a quello del califfo Alì, genero del profeta Maometto. La storia di Alì non presenta documenti allo stato attuale da cui si possano trarre delle fonti certe e dimostrabili. Si fa tutti riferimento a questo manoscritto, che risale al 1748 circa. È un manoscritto vergato di mano di un frate cappuccino, frate Serafino di Alì, che parla della storia di Alì in maniera, come dire, molto diffusa, molto ampia, ma fa scarsi accenni ai riferimenti storico-bibliografici cui fa riferimento. Questo manoscritto venne prodotto dal frate Serafino su richiesta dell'abate Vito D'Amico, che in quegli anni si apprestava a compilare il famoso Lexicon Topographicon Siculorum, ovvero un dizionario illustrato di tutti i paesi della Sicilia messi in elenco alfabetico, e per cui Alì, essendo il nome con la prima lettera dell'alfabeto, fu tra i primi ad essere poi stampato. Chiaramente l'abate Vito D'Amico non pubblicò tutte le notizie che il frate gli aveva fornito, ma esclusivamente adattò ovviamente alle sue esigenze, alle esigenze dell'opera, brevi notizie storiche. Lo stretto legame tra le ricche famiglie messinesi e il borgo di Alì è testimoniato dalla presenza di alcuni caratteristici palazzetti nobiliari. Tra gli altri spiccano Palazzo Brunaccini, risalente al XVII secolo, e Palazzo Maggiore, interessante esempio di architettura manierista. A
Adesso magari vi guido in un viaggio virtuale attraverso i nostri monumenti. Iniziamo dalla maestosità del nostro Duomo dedicato a Sant'Agata, per poi magari intraprendere un viaggio su quelli che sono i palazzi che ancora oggi si riesce in qualche modo a visitare, alcuni anche all'interno, per esempio il Palazzo Brunaccini, che è stato ristrutturato non molti anni fa, che adesso viene utilizzato come Palazzo della Cultura. Infatti là abbiamo deciso di posizionare la biblioteca, che abbiamo attrezzato con la linea internet per seguire anche dei corsi e comunque fare delle ricerche su quelle che sono poi le banche dati mondiali, per poi continuare ad andare al Palazzo Maggiore, appartenente alla famiglia dei Maggiori. Qua purtroppo è stato nell'epoca frazionato, quindi non è visitabile all'interno, è proprietà di diversi privati, però ancora possiamo ammirare benissimo la facciata con il portale, il mascherone. Continuando ancora andiamo a finire al Palazzo Fama, appartenente alla famiglia Fama, famiglia nobile di Alì, che ancora oggi si nota la maestosità del palazzo. Infatti riusciamo a vedere il portale, che ancora quasi integro mantenuto, anch'esso purtroppo frazionato nell'epoca, e quindi all'interno non si riesce a guidare, però ci dà quella che era l'impronta della maestosità del palazzo. Probabilmente questi palazzi erano adibiti a residenza estiva delle famiglie nobili, attratte dall'amenità dei luoghi e dalle ricchezze del territorio, tra cui una preziosa fonte di acque termali, conosciuta già in epoca romana. La parte bassa del paese è dominata dall'imponente Duomo dedicato alla patrona Sant'Agata. La cattedrale, costruita tra il 1564 e il 1582, è uno splendido esempio di architettura tardo-rinascimentale. La facciata principale, a tre ingressi, è stata realizzata esclusivamente con pietra locale. L'interno della chiesa, a pianta latina, si compone di tre navate divise da 14 archi a tutto sesto e custodisce numerose e interessanti opere d'arte. Di notevole pregio è il coro intagliato in legno di noce, che risale al 1725 e raffigura il martirio di Sant'Agata. Ci troviamo qui nella chiesa madre di Alì, opera tardo-cinquecentesca, quindi di stile sicuramente manieristico. È una delle chiese più grandi della nostra arcidiocesi e, sebbene in piccolo, riproduce le fattezze di quella che era l'antica cattedrale di Messina, caduta nel lontano ormai 1908. Tutto quello che in questa chiesa noi possiamo vedere, possiamo ammirare, è di scuola messinese, sia come fatture di marmi, sia come opere pittoriche. Tutto quanto è di scuola messinese dell'epoca, quindi fine 1500, prima metà del 1600. Abbiamo artisti famosi come il Catalano Padre, Antonino Catalano Padre,
e poi anche il figlio, abbiamo Letterio Subba, abbiamo pure un'opera molto bella di scuola michelangiolesca che è il piccolo ma ripeto bello San Sebastiano, ecco di scuola sicuramente michelangiolesca. L'altare maggiore che noi possiamo contemplare, ecco, riproduce le fattezze di quello che era l'antico altare maggiore della cattedrale di Messina, che il terremoto risparmiò, ma non risparmiò il bombardamento su Messina del 13 agosto 1943. Quello che oggi noi ammiriamo nella cattedrale di Messina è una riproduzione, è un rifacimento dopo che la cattedrale fu nuovamente risistemata. Annesso alla cattedrale troviamo il museo parrocchiale, le cui opere sono tutte di scuola messinese. Di particolare interesse è il crocifisso in legno e mistura, realizzato da Gerobino Pilli tra il XV e il XVI secolo. Ogni 10 anni, Alì celebra la propria santa protettrice con una sontuosa cerimonia, chiamata Festa Grande, che è profondamente sentita dagli aliesi, ma coinvolge anche gli abitanti dei comuni limitrofi. Un evento molto importante per questa comunità è pure la cosiddetta Festa Grande dedicata a Sant'Agata. La titolare, la patrona della comunità parrocchiale, titolare di questa chiesa, è la Santa Martire Catanese ed è in suo onore che fu elevato questo grandioso tempio. Ecco, questa festa grande di Sant'Agata si svolge ogni 10 anni e coinvolge non soltanto la nostra piccola cittadina, il nostro paese, ma anche tutti i paesi vicini Ori, Fiumedinisi, Aliterme, Itala, ecco, che partecipano proprio attivamente allo svolgimento di questa festa. È una festa particolarissima che impegna tantissimo tempo, impegna tantissime persone, ecco perché nel passato non la si poteva realizzare ogni 10 anni, ma la si realizzava quando le possibilità economiche lo permettevano. Si arrivò a celebrarla ogni 20 anni, da qualche tempo a questa parte invece la stiamo celebrando ogni 10 anni. Ma ripeto, è molto impegnativa, molto bella, spettacolare, che coinvolge tutti e che veramente porta qui nel nostro paese, nella nostra comunità, porta tantissima gente a vedere i lavori che vengono realizzati per questa festa, a vedere tutto quanto quello che comporta, ecco, la realizzazione di questa festa grandiosa che appunto dalla gente è chiamata Festa Ranni. Tra i vicoli e le viuzze che portano alla parte alta del paese è possibile ammirare numerosi luoghi di culto. La chiesa del Santissimo Rosario a navata unica fu fatta edificare dalla famiglia Fama nel 1624, come ricorda l'iscrizione dedicatoria incisa sul portale della facciata principale dell'edificio. La chiesa dedicata allo Spirito Santo, risalente alla metà del 400, è affiancata da un campanile a base quadrangolare. Il portale in pietra calcarea, sormontato da un timpano di forma triangolare, è stato realizzato in epoca successiva. Su una piccola altura sorge la chiesetta di Sant'Antonio, che conserva i resti del piccolo campanile originario. L'evento che coinvolge il comune di Alì è la festività della Madonna del Bosco, che si celebra durante la seconda domenica di settembre. Oggi
questa nostra comunità di Alì festeggia la Madonna del Bosco. Ecco che trova, diciamo così, la sua posizione in una antica chiesetta che era un romitorio basiliano nella contrada appunto del Bosco, Santa Maria del Bosco, o come in latino veniva chiamato Santa Maria de Nemore. Ecco, dicevo, una chiesa basiliana, in origine basiliana. Purtroppo dell'antica chiesa non abbiamo più nulla, in quanto questa si bruciò alla fine, all'inizio del 1900. Del romitorio resta qualche stanzetta, tutto il resto è andato purtroppo perduto. Si è conservata questa tradizione, questa devozione alla Madonna del Bosco, che trae origine qua ad Alì sicuramente da un, diciamo, un interessamento dei principi brunaccini, i quali, molto devoti alla Madonna del Bosco che si trova a Polsi in Calabria, portarono questa devozione qua insieme alla loro abitazione, diciamo, estiva, il loro palazzetto estivo che qui possedevano in Alì, Palazzo Brunaccini. Questa devozione si è conservata nel tempo, anzi devo dire che negli ultimi anni si è rinvigorita. Ecco, la festa in un certo qual modo si è pure ampliata, ritornando un po' all'antico, che abbracciava due giorni, sia il sabato che la domenica, mentre fino a una ventina d'anni fa si era ridotta soltanto alla processione domenicale. Oggi invece si è un po' rinvigorita, dicevo, questa festa, facendo due giorni, uno su a Santa Maria oggi pomeriggio, facendo delle attività ludiche, di giochi paesani, giochi tradizionali nostri, poi la Santa Messa e la processione verso la Chiesa Madre, e domani, ecco, la giornata sarà totalmente celebrata qui in paese con le Sante Messe e la processione nel centro abitato del nostro paese. La statua della Vergine viene portata in processione dalla chiesetta di Santa Maria del Bosco nella cattedrale, attraversando il cuore del paese tra una folla di fedeli.
Oltre al tradizionale corteo, i festeggiamenti prevedono anche una parte ludica fatta di giochi tradizionali e caratteristici spettacoli pirotecnici. L'amministrazione comunale di Alì sta lavorando alla valorizzazione del territorio attraverso la riscoperta delle tradizioni locali, delle arti e degli antichi mestieri. Come amministrazione stiamo tentando di puntare molto sul turismo sostenibile, partendo appunto da quelle che sono le nostre radici. Infatti qualche anno fa il Comune ha aderito al Consorzio per la valorizzazione degli antichi mestieri e tradizione popolare. Infatti con lo stesso stiamo cercando di portare avanti la ricerca proprio per la valorizzazione degli antichi mestieri. Antichi mestieri legati intanto al lavoro, e quindi stiamo cercando di realizzare un percorso delle botteghe degli artigiani. Ma anche legate un po' a quello che era l'aspetto ludico dell'epoca. Altra importante finalità che l'amministrazione comunale si prefigge di realizzare è il recupero del centro storico, legato all'incremento di forme di turismo sostenibile. Già negli anni passati le varie amministrazioni hanno puntato su questo obiettivo. Infatti all'interno del recupero del centro urbano si sono realizzati già 12 alloggi da destinare a case famiglie per l'estate. Noi cerchiamo ancora di incrementarle, infatti abbiamo pronto già un piano di recupero per allargare il progetto, e puntiamo quantomeno ad arrivare da qua a qualche anno a oltre 50 posti letto, giusto per dare intanto l'input alle persone per poi creare magari bed and breakfast. Quindi partiamo come volano principale, e poi attorno cerchiamo di realizzare e tentiamo oltretutto di lanciare un nuovo sviluppo legato appunto, come dicevo prima, al turismo sostenibile.
Le affascinanti origini della sua fondazione, il profondo senso religioso dei suoi abitanti, i curiosi vicoli che si diramano attraverso il borgo e lo splendido panorama che è possibile ammirare dall'alto della collina rendono Alì un luogo unico, tutto da scoprire. Il nostro viaggio virtuale, che posso dire? Vi aspettiamo tutti ad Alì per fare un viaggio reale e quindi godervi intanto un attimino di tranquillità e pace, ma non solo, godervi anche le punte panoramiche e quindi far godere anche l'occhio. E niente, e quelle che sono le prelibatezze della nostra cucina mediterranea, legato all'uso di prodotti tipici locali. Quindi vi aspetto tutti ad Alì, alla prossima.